Il Fossombrone, con una prova di grande carattere e ordine tattico, va sotto due volte e due volte pareggia contro una delle squadre più forti del campionato. Clima piacevole, stadio gremito, peccato che il Marcello Bonzi non possa ospitare più tifosi. Si inizia nel ricordo del giovane Francesco, che non c'è più. Padroni di casa, che devono fare a meno di Pagliari, Giunchetti e Satalino, scendono in campo con quattro difensori. Tra questi il numero 3 Procacci a spingere sulla sinistra, Bucchi centrocampista arretrati, Amerighi sulla destra, Casolla e Brosio di punta. I primi 5 minuti sono di marca fossembronese, ma la prima azione offensiva degli ospiti, Guadalupi dalla distanza lascia partire una bordata violentissima che si insacca alle spalle di Bianchini, ospiti in vantaggio. San Benettese con 4 difensori, Candellori motore a centrocampo e attaccante mobili, veloci. Dopo il gol ancora ospiti vicino al raddoppio, al 16esimo con un diagonale filtranti dalla destra di Eusebi, nessuno finalizza. Un minuto dopo risposta bianco-blu, cross dalla destra semi rovisciata di Brosio, fuori di poco, meraviglia. Il vantaggio rosso-blu costringe il Fossombrone a lasciare spazi alla San Benedettese, che dimostra di essere una delle candidate alla vittoria del campionato. Ma il Fossombrone c'è e al 24esimo fallo laterale dalla sinistra, due passaggi precisi e Casolla, bomber di razza, da pochi passi non perdona e pareggia il conto. Le due squadre sanno che ogni errore potrebbe costare caro, giocano comunque per superarsi e sulle ali dell'entusiasmo del gol e del pareggio sono gli uomini di Mister Fucili a provarci di più. Ma la Sambe è la Sambe, al minuto 35 sul proseguo di un calcio di punizione che costa anche un cartellino giallo al numero 3 Procacci, i rossoblù vanno di nuovo in vantaggio con una zampata dalla corta distanza di Baldassi. 3 minuti dopo ancora Sambe, tiro da lontano di Leonardo, Bianchini si salva in angolo, si va al riposo con gli ospiti in vantaggio per 2-1. Ripresa, il Fossombrone che cerca il pareggio, ci prova al quinto con Casolla, alto sopra la traversa, ma della Sambe c'è poco da fidarsi, i padroni di casa se ne accorgono all'11esimo quando su azione elaborata Leonardo lascia partire un rasoterra sul secondo palo, fuori di poco. I ritmi sono alti e l'agonismo pure, la Sambe prova a chiudere ma il Fosso risponde, al 16esimo Amerighi dalla destra, cross alto per la testa di Broso, fuori. Al 18esimo il numero 8 del Fosso Conti va a terra in aria leggermente strattonato, si prosegue tra le proteste delle Fossombrone ma non c'è un attimo di tregua e al 20esimo Fossombrone perde palla a centrocampo, contropiede Sambe, Eusebi, Grazia e Bianco-Blu. Si lotta con meno lucidità ma tutti danno il tutto per tutto e al 23esimo la lucidità fa difetto alla difesa della Sambe che ne approfitta, il nuovo entrato Chieramateng, rasoterra, fuori di poco. Si cambia tanto, il tempo passa, il Fossombrone lo sa, ma lo sa anche Broso che al 31esimo in un'azione concitata insacca da pochi passi, è 2-2. Mister Palladini non ci sta e protesta per un presunto fallo ai danni di uno dei suoi nell'azione del gol e si becca il cartellino rosso. Al 33esimo rabbia rosso-blu, angolo, 2 minuti dopo ancora San Benedettese, ci mette una pezza Urso. Al 37esimo ancora gli ospiti, Cariota che fa l'Alberto Tomba in slalom, ma il pareggio del Fosso tiene e finisce 2-2 in una partita avvincente d'altri tempi con i giocatori della San Benedettese che ringraziano i loro tifosi, mentre la parola che si sente di più dalla parte dei tifosi del Fossombrone è bravi. Insomma, abbiamo preso 2 gol dal mio punto di vista un po' evitabili, cui ci avevamo lavorato e invece lì siamo stati poco precisi perché alla fine comunque la partita è stata combattuta, aperta e chiaramente quando permette la Sam di andare 2 volte in vantaggio, magari regalando qualcosa, poi diventa difficile. Invece l'abbiamo recuperata 2 volte e ho fatto i complimenti ai ragazzi perché insomma andare sotto, ripeto, 2 volte con la Sam e recuperarla anche credo con merito perché comunque nei 90 minuti penso che noi abbiamo fatto dal mio punto di vista una grandissima gara e abbiamo finito anche oggi un po' in condizioni deficitarie con diversi ragazzi che avevano delle problematiche e però ci abbiamo creduto fino alla fine, quindi sono molto molto contento sia della partita e chiaramente alla fine
anche del risultato, perché credo che alla fine ce lo siamo meritato. E quindi noi per il momento stiamo facendo ruotare un po' tutti, anche perché ripeto abbiamo un po' di defezioni, però sono contento anche dei ragazzi che anche oggi sono entrati e hanno dato la loro mano. Ma secondo me abbiamo fatto una buona partita, siamo partiti bene, forte, poi abbiamo preso un gol stupido, evitabilissimo. Poi siamo stati bravi a rifarlo e quello forse che ci è mancato è quello di chiudere la partita.